Dinamica della procura, operazioni e indagini soprattutto più veloci, più snelle. È così, è questa la strategia che la procura da qualche tempo persegue. Ovviamente con le indagini nuove questo si può attuare pienamente. In meno di 2 mesi sono state concluse le intercettazioni telefoniche, è stata depositata l'informativa, è stata depositata la richiesta di misura cautelare. In altri pochi mesi successivi è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare. Noi intendiamo colpire in maniera veloce, rapida, perché non si consolidi il potere criminale a Catania. Un enorme flusso di denaro che va fermato, insomma, si trova sempre poi come investirlo questo denaro. Assolutamente sì, in questo caso noi abbiamo calcolato in circa 80.000 euro al giorno i proventi, i ricavi, ovviamente vanno detratte poi le spese di questa organizzazione. Siamo certi che in parte abbiamo trovato 2 riciclatori per cui abbiamo richiesto e ottenuto le misure cautelari, ma siamo certi che gran parte del denaro affluisce poi in operazioni di carattere economico, finanziario, e la Procura di Catania ha come suo obiettivo quello di individuare i canali del riciclaggio. Inizia, hanno stabilito una sorta di pax mafiosa, di pace, ognuno nel suo quartiere, loro rifornivano. Adesso cosa succederà? Siete preoccupati di quello che può succedere? Abbiamo ragione di ritenere che, avendo disarticolato in maniera progressiva il monopolio di Nizza, perché a un certo punto avevano assunto il monopolio a Catania delle piazze di spaccio, salvo poi a trovare degli accordi per delle limitate operatività di altri gruppi, vi sarà a Catania una corsa, a proprio perché si determina un vuoto di potere, una corsa a riempire questo vuoto da parte di altre organizzazioni, e questo dovremo cercare di monitorarlo con molta attenzione ed efficacia. Avete individuato l'utilizzo che era stato fatto, che sarebbe stato fatto, delle armi, molte armi che avete trovato? Abbiamo ragioni di ritenere che queste armi in parte servissero come arsenale da tenere da parte per i tempi, diciamo così, peggiori di crisi. Per altra parte dovevano servire comunque a dare contezza anche agli altri gruppi che la potenza di fuoco di questo gruppo, e quindi il suo monopolio nel settore della droga, non poteva essere facilmente scalzato. Quindi una sorta di deterrente che doveva essere a conoscenza degli altri gruppi criminali. Un gruppo estremamente articolato, no? Tra queste persone anche nomi abbastanza noti dell'imprenditoria, anche della ristorazione a Catania. E così. Tra i riciclatori abbiamo individuato appunto una persona legata, si chiama Fonti, legata alla famosa Zarosa, che è ben nota nel settore della ristorazione, e da altri imprenditori invece che operava nel campo dell'edilizia e che pure serviva da banca, nel senso che di deposito da parte del gruppo dei Nizza. Il procuratore Nizza rimane nella sua latitanza, diciamo, quello che gestisce tutto. È così, e Andrea Nizza resta latitante. Tenete conto che della famiglia dei Nizza i soggetti più pericolosi sono stati assicurati dalla giustizia, in particolare Nizza Daniele, che già è stato condannato, come voi sapete, all'ergastolo per vari omicidi. Nizza Andrea è l'ultimo dei Nizza che effettivamente rappresenta, per la sua caratura criminale, un pericolo per la città, e tutte le forze dell'ordine e la procura sono impegnate per assicurarlo il prima possibile alla giustizia. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.